E Radio Radicale, siamo con la senatrice Alessandra Maiorino dopo il voto per il mandato al relatore sull'autonomia differenziata. Allora, mi sembra sia andata 13 favorevoli, 6 contrari e un astenuto? 7 contrari e un A 7 astenuto, sì. contrari e un astenuto. Allora, com'è andata e soprattutto vi aspettavate uno scarto meno ridotto tra maggioranza e opposizione? Ma questo è relativo, diciamo che poi purtroppo i numeri non sono gestibili nelle commissioni così facilmente, ma quello che è importante è sottolineare che è stato un percorso molto lungo. Abbiamo richiesto un approfondimento di questo tema, tutti gli auditi si sono pronunciati contro questo provvedimento, l'attuazione così fatta dell'autonomia differenziata. Purtroppo non è servito a niente, il governo ha tirato dritto, c'è stata un'accelerazione nella fase finale con sedute anche notturne, perché ovviamente è frutto di uno scambio politico con il premierato che infatti sta arrivando qui e è chiaro che c'è soltanto un accordo politico dietro tutte queste manovre. Quando arriva in aula? Quindi Questo sarà da vedere. lo decide la capigruppo? Lo deciderà la capigruppo, sì. Ho capito. Vi aspettate un dibattito molto caldo su questo tema? Ci aspettiamo che, come da regolamento del Senato, arrivi in aula prima la legge di iniziativa popolare, quella promossa dal professor Villone con il Comitato, piuttosto che questa, che è una legge di rango ordinario. E quindi che si dia la precedenza alla modifica costituzionale che riscrive le regole del gioco e diciamo tutta l'inquadratura anche di questa legge. Avete incardinato anche il premierato, c'è cioè l'ufficio di presidenza oggi che Se ne dovrebbe. deve parlare adesso nell'ufficio di presidenza. Volevo chiedervi se ritenete sui CLEP sia stato fatto tutto il possibile. Assolutamente no, è stato fatto un lavoro meramente, come dire, amministrativo, burocratico. Ma per quanto riguarda il finanziamento, i costi, non si sa assolutamente nulla come all'inizio di questo percorso. Ho capito. Bene, la ringrazio, grazie alla senatrice Alessandra Maiorino.